Salve a tutti quanti gli appassionati di Sport Players, e oggi con me inauguriamo una rubrica inedita per quanto riguarda questo canale, che solitamente è dedicato ai video sportivi e alle interviste sportive. Perché oggi inauguriamo con il qui presente Marcello Ciabatti, amico e grande pittore, una rubrica dedicata all'arte e alle tendenze che andrà avanti con tante puntate e tanti ospiti che seguiremo nelle prossime settimane. E oggi abbiamo iniziato proprio appunto con un grande pittore, Marcello, e un grande amico soprattutto, Quello, che ho certo. l'onore insomma di conoscere bene, proprio perché da tanti anni frequento e apprezzo la sua pittura. Diciamo, posso dire che oggi lui è uno dei massimi esponenti italiani del neofuturismo. Possiamo dire così, Marcello, Certo. e anche se la sua pittura ha anche tendenze Ma cubiste, no? Un po' prende un po' spunto qui, un po' lì. Diciamo che la sua la una. navigazione in vari ismi, però Esatto. io non li guardo. Poi tu sei venuto alla mia mostra che proprio oggi termina al Quirinale e come hai visto è un genere di pittura che in realtà faccio soltanto io. Ci sono tanti pittori che si sono ispirati al futurismo. Io invece sono andato secondo me oltre perché il futurismo l'ho amato da sempre, perché uno dei massimi esponenti di questa corrente era Gerardo Dottori, Tuo caposcuola maestro, dell'aeropittura, che è stato mio il suo maestro, maestro. mio maestro. Ricordiamo A intanto, Perugia. chiaramente, allora, mentre noi parliamo, stanno andando proprio le immagini di questa mostra che è stata ospitata agli Oscuri del Quirinale, quindi una location fantastica, un punto importante della tua carriera, dopo che l'anno scorso comunque i tuoi quadri, le tue opere hanno fatto tappa al MoMA di New York, quindi insomma è un altro punto d'arrivo Posso dire importante una questo al cosa a Quirinale. proposito? Prego. Contemporaneamente alla mia mostra personale a New York c'era al Guggenheim quella di Gerardo Dottori, il mio maestro, perugino Appunto. come me, e il mio manager, quello che ha tappezzato Roma, chi è In questi entrato a Roma in questi giorni. giorni con degli enormi cartelloni, dove c'era, ecco, più o meno questa immagine Sì. con il mio nome, Questo è il catalogo e della mostra, eh. sì, la stessa cosa l'ha fatta a New York, e proprio a 50 metri dal Guggenheim ce n'erano due enormi cartelloni che illustravano la mostra del pittore Marcello Ciabatti all'Art Expo, al Javits Convention Center, e la gente che andava a visitare la mostra del futurismo al Guggenheim vedeva quei cartelloni e veniva anche da me, per cui ho avuto una marea di gente, anche attori, personaggi, eccetera, e facevano un parallelo, Tra il insomma, maestro e sì. l'allievo, insomma, perché Allora ricordiamo dicevano la tua. che era la parte moderna del Ecce, ecce. futurismo, un futurismo rivisitato in un Sì, certo anche nell'uso senso. del colore, no? Si Sì, vede sì, sì, molto, sì, ecco, sì. nei tuoi paesaggi, sia quelli marini che quelli, diciamo, collinari, tipici della tua terra d'origine, che è l'Umbria, Io dove mi tu hai sono sempre studiato la tua ispirato all'Umbria. formazione, certo, la tua formazione accademica nell'Accademia dell'Arte Tu lo sai che ho all'Umbria. fatto tanti quadri, adesso non ci sono più perché sono in giro, se li sono Collezioni presi varie private. persone, e ispirate ad una collina di fronte a casa mia, a Mentana, dove abitiamo entrambi, e c'è un casolare diroccato. Io ho fatto quel casolare varie volte e sai perché io sono venuto ad abitare in quella zona? Perché quel panorama mi ricordava un po' quello che vedevo dalla finestra dietro di casa mia a In Perugia, Umbria. in Umbria, e se tu ci fai caso, quel pezzo potrebbe Potrebbe essere un ricordare il paesaggio umbro. Ecco perché paesaggio sono andato a abitare a Mentana. della campagna Umbra, Sì. che poi appunto è uno dei polmoni verdi d'Italia, l'Umbria, quindi insomma, Accidenti, il polmone e verde infatti d'Italia. nel verde che usi nei tuoi quadri e C'è nell'uso del molta colore Umbria. Sì, c'è molta Umbria. sì, Ma un altro aspetto molto interessante delle tematiche che tratti nelle tue opere, sì, sì, sì. Quelle sociali. almeno che a me ha colpito molto, è anche appunto quest'occhio sull'attualità. Quindi c'è il problema degli emigranti, Come no? c'è il problema della droga Io ho fatto e. tanti quadri dove si vedono delle immagini stilizzate, tutto quello che ti pare, mi pare che una o due ci sono anche qua dentro, dove si vede proprio la barca dei disperati che arrivano
da paesi devastati dalle guerre, dalla fame, dalla miseria, dalle quali scappano e molti poi muoiono in mare. Ci sono queste immagini della gente che grida aiuto, aiutateci, molti dei quali si vedono cadono in acqua e la muoiono. Ce ne sono. Io di quei quadri ne ho fatti parecchi, ispirati a questo terribile problema. Comunque, insomma, quindi sei un artista che ha il gusto estetico per quanto riguarda la raffigurazione, la rappresentazione dei paesaggi che hai visto e che comunque ti hanno affascinato e colpito, però ecco, senza mai perdere d'occhio l'attualità. Certo. E questo ti E richiama oltre a anche. questo ho fatto molti quadri che un artista deve essere, secondo me, il testimone del tempo che vive. Nel nostro Certo. tempo, ovunque nel mondo ci sono ribellioni, in mille stati, dall'America anche in Italia, ovunque. E allora io ho fatto tanti quadri dove si vedono gruppi di giovani che si ribellano allo stato delle cose e addirittura assaltano le banche, quadri con l'assalto alle banche, lancio di Molotov, lotte con la polizia e così via. Ne ho fatto moltissimi di quadri di questo genere. Come ho fatto quadri sul problema palestinese, per esempio, ne ho fatti tanti dove si vede il momento dell'insediamento, perché la gente che non conosce questo problema travisa la realtà. La realtà è quella che ho visto tante volte in Tu hai Israele. viaggiato molto, Ho ricordiamo, sia viaggiato molto, per sì. lavoro, perché comunque tu, Sempre per lavoro, al sempre. di là della tua formazione artistica, sei stato per tanti anni anche un presentatore di programmi legati Sì, all'arte in tutto all'arte, il mondo, insomma. alla cultura, sì, ho E lavorato molto quindi. con gli italiani in America, per esempio, in tanti posti. Pensa, solo in America più di 40 volte sono andato ogni volta, che ne so, una settimana, 10 giorni, anche sono stato una volta 40 giorni, per cui facendo il presentatore tante ne ho fatte di cose. Ma ecco, i quadri ispirati all'America, Eh insomma, certo, eh quanti certo. sono, credo? Ma tanto i nostri Ah beh, li spettatori li vedo, stanno li vedo, li vedendo vedo. perché stanno Ok. andando le riprese di questa mostra che è Ecco. stata, insomma, comunque ha avuto un grande successo Beh sì, tu ci sei stato, è venuta io. tanta gente, tanti personaggi, tanti amici. Ecco, mi ha fatto piacere che è venuta una carissima amica, che è mia amica da tanto tempo, e che è Sandra Milo. Sandra Milo io l'adoro perché da tanti anni mi ha dato la sua amicizia, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, è venuta Mariella Nava, per esempio, e tanta altra gente. E tutti hanno ammirato le mie opere, questo Ha fatto un mi ha, enorme sì, piacere. E anche noi? perché molta gente mi conosce come presentatore Non delle sa. televisioni E private, eccetera, ma io sono pittore, pittore. noi con questa immagine, se vogliamo, anche quindi inedita per molti, di Marcello, non per me che c'è l'amicizia, lo ringraziamo e facciamo un grosso in bocca al lupo per ulteriori tappe della sua carriera e perché possa far ammirare i suoi quadri, la sua arte, ancora in altri angoli del mondo, in altre location importanti come gli Oscoli del Quirinale. Ok, Vi ringraziamo. ti ringrazio veramente. Grazie a voi e un saluto.